Rifiuti e mobilità. Confindustria attacca la regione. Si è svolta in San Francesco l'assemblea generale degli industriali di Lucca, Massa Carrara e Pistoia. La siccità uccide due piccole cicogne e poco cibo a causa del caldo e della scarsità di acqua. Due esemplari del nido di Porcari non ce l'hanno fatta. Chiesa della Rosa. Studenti scoprono l'autore degli affreschi delle lunette della navata centrale nel corso dell'alternanza scuola-lavoro. Sono gli alunni del liceo classico Machiavelli. Il calcio. Fideiussione Lucchese pronta. Iscrizione già inviata. Il presidente Vichi, ospite al TG Noi Sport, spiega i passaggi burocratici di questa fase. Bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi. In primo piano l'Assemblea Generale di Confindustria Toscana Nord, che si è svolta in San Francesco a Lucca. I temi più caldi rimangono quelli degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti industriali e della mobilità. Abbiamo intervistato il presidente di Confindustria Toscana Nord, Matteini. Ci vuole un cambio di passo della regione per sostenere l'industria in Toscana. Questo è il senso dell'intervento del presidente di Confindustria Toscana Nord, Daniele Matteini, all'assemblea generale svoltasi in San Francesco a Lucca. Matteini ha sottolineato come la Toscana non abbia ancora risolto problemi epocali come quello dello smaltimento dei rifiuti di cartiera, che riguarda in particolare il polo cartario lucchese, e quello della mobilità. In questi momenti di estrema difficoltà, in cui siamo quasi in un'economia di guerra e cui bisognerebbe reagire in maniera tempestiva, vediamo delle resistenze nella realizzazione di impianti fondamentali come gli impianti per i rifiuti, le infrastrutture che in Toscana sono veramente indietro rispetto a altre aree sviluppate del paese. E in pratica pensiamo soprattutto al raddoppio della 11 o ai problemi sulla FIPLI, l'asso di penetrazione al porto di Viareggio. Ci sono tante situazioni da dover affrontare, da dover risolvere, e per cui chiediamo un cambio di passo alla regione. Il presidente si è soffermato anche sulla situazione in Versilia, tra settori in buona ripresa e altri in difficoltà. La nautica a Viareggio e su tutta la costa sta andando molto bene. Abbiamo il Lapidio che sta un po' soffrendo per tanti problemi anche di logistica, di trasporto, costi altissimi dei trasporti, mentre il turismo su tutta la costa in questo momento ci sono dei dati molto molto positivi. Da aggiungere che per quanto riguarda invece la Piana di Lucca, il vicepresidente di Confindustria Toscana Nord, Tiziano Pieretti, ha detto di non escludere razionamenti del gas questo inverno a causa della guerra in Ucraina e quindi rallentamenti o stop nella produzione del polo cartario lucchese. Uno sguardo ai dati relativi al Covid in Toscana. I nuovi contagiati sono 3.812 in risalita, come il tasso di positività che è oltre il 24%, e come i ricoverati che sono saliti a 285, 12 dei quali in terapia intensiva. Tre i decessi, l'età media è poco più di 77 anni, i nuovi contagiati in provincia di Lucca sono 435. Le elezioni a Lucca, c'è un intervento del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo che critica il centrodestra. La smania di voler andare al governo di Lucca ha portato il candidato del centrodestra addirittura a cercare alleati tra neofascisti ed estremisti, ha detto Mazzeo, che nulla hanno a che fare con i valori di libertà, tolleranza e inclusione che caratterizzano da secoli la nostra regione, anche una città di cultura e di grandi tradizioni democratiche come Lucca. Cambiamo argomento e parliamo delle cicogne di Porcari. Purtroppo a causa della siccità non ce l'hanno fatta due piccoli esemplari che si trovano sul pilone dell'Enel adibito a nido. Una brutta notizia per gli animalisti e non solo. Due dei tre piccoli di cicogna della famiglia che nidifica a Porcari sono stati trovati senza vita alla base del pilone sul quale si trova la loro casa. La segnalazione è arrivata a Lampana, l'Associazione Protezione Animali Natura Ambiente, che è intervenuta sul posto con Nicola Fantozzi e Mirella Magnelli e con la veterinaria Anna Vanni. Avvertita anche la Polizia Municipale di Porcari. Con ogni probabilità, spiegano da Lampana, i due piccoli hanno perso la vita a causa del caldo eccezionale di questi giorni e della siccità. I genitori non sarebbero riusciti a portar loro cibo sufficiente e di qualità.
Uno degli alimenti che prediligono, ad esempio, sono i girini, ma il vicino Fossa Nuova è in secca e di girini ce ne sono pochi. Qualche giorno fa è stato visto che i genitori hanno portato ai piccoli addirittura un gambero killer, che però non è stato consumato. Alla fine due piccoli si sono ammalati e non ce l'hanno fatta. Adesso si spera nel terzo esemplare della covata. Se riesce a superare i prossimi 5-10 giorni, potrà staccarsi dal nido. Le cicogne nidificano da tanti anni a Porcari, queste sono immagini dell'anno scorso, e sono diventate una specie di attrazione turistica. Sono state adottate dal paese e l'Enel ha addirittura modificato il traliccio dismesso per favorire la loro nidificazione. E a proposito di animali, questa foto sta girando sui social ed è stata scattata la scorsa settimana nel paese di Villa Basilica, all'altezza del bar Girasole. Documenta quello che sembra essere un lupo o un ibrido che si aggira di notte sulla strada principale dell'antico borgo di Villa. Andiamo a Lucca, dove gli studenti del liceo classico Machiavelli hanno scoperto durante l'alternanza scuola-lavoro l'autore degli affreschi di Santa Maria della Rosa. E vanno da nord verso sud e rappresentano le storie della vita di Maria. Quando l'alternanza scuola-lavoro funziona. L'esempio è quello degli studenti delle classi quarte del liceo classico Machiavelli, che hanno condotto una serie di studi su una delle chiese più belle ma ancora poco conosciute di Lucca, Santa Maria della Rosa. Grazie all'accordo tra provveditorato e arcidiocesi di Lucca, gli alunni hanno potuto lavorare sui documenti dell'archivio storico diocesano e arrivare anche a un risultato inaspettato e significativo. Hanno scoperto il probabile autore degli affreschi delle lunette della navata centrale, che sarebbe Nicodemo Ferrucci, pittore vissuto tra il 1500 e il 1600, allievo di Domenico Cresti, detto il Passignano. E ci sono arrivati tramite un lavoro lungo e a tratti molto complesso, che potrebbe rivelarsi prezioso in una futura prospettiva di studi universitari e di lavoro. Un'esperienza esaltante che è stata resa possibile dalla collaborazione delle strutture del territorio. La collaborazione con gli enti del territorio mette a disposizione dei ragazzi delle strutture, in questo caso per poter fare una ricerca, e i ragazzi stessi hanno avuto la possibilità poi di restituire alla comunità un'importante scoperta che hanno fatto grazie alla possibilità di consultare questi archivi e di fare la ricerca sul campo. La diocesi ha stabilito una convenzione con alcune scuole del territorio lucchese per l'esperienza cosiddetta alternanza scuola-lavoro, allora c'è una sigla diversa, e quindi ha messo a disposizione i propri archivi, l'archivio storico della diocesi, del personale che ha seguito i ragazzi nel lavoro, e è venuta fuori questa scoperta, non era previsto, è stato un imprevisto piacevole di questo servizio che però continuerà e che intende mettere i ragazzi a contatto con un'istituzione come l'archivio, che un domani potrà essere anche un campo di lavoro. Buone notizie dalla classifica stilata dal consorzio europeo EU Multirank 2022, che prende in esame oltre 2000 università in tutto il mondo. La scuola IMT Alti Studi di Lucca si classifica al terzo posto in Italia come migliore università tra gli 82 atenei partecipanti, subito dopo l'Università Bocconi e l'Università Humanitas. Ci spostiamo a Capannori, dove un'azienda, la Cardini Rettifiche, festeggia i 70 anni di attività. La Cardini Rettifiche, azienda metalmeccanica del Capanorese, festeggia 70 anni di attività, una ricorrenza da celebrare e un'occasione per ripercorrere la storia della ditta. Fondata nel 1952, l'attività è partita da un piccolo magazzino in Corso Garibaldi numero 13. E il nostro intento è continuare questa bella attività che nel 1952 è stata fondata dal vecchio Cardini, il nostro Bruno, che purtroppo non c'è più. Successivamente è stata acquisita da mio padre insieme a un altro socio e adesso ci troviamo noi figli a continuare questa attività. I titolari, ormai giunti alla seconda generazione, negli anni hanno saputo far crescere i servizi offerti, aggiornandoli alla luce degli sviluppi tecnologici e dei cambiamenti del mercato. Questa è la storia, siamo iniziato con i motori con Mosquito, Itome, roba piccola, molto piccola nel 58. Poi dopo piano piano con l'evoluzione che c'è stata siamo arrivati a fare tutto quello che riguarda il veicolo industriale. Oggi nella sua sede a Santa Margherita la Cardini dà lavoro a 25 dipendenti e lavora con una clientela italiana ed estera.
La squadra che abbiamo costruito in questi ultimi anni ci dà veramente soddisfazione e noi li ringraziamo veramente di cuore. Sono commossa perché loro per noi sono importanti, se no non ci sarebbe l'azienda, ecco. Ci spostiamo in Garfagnana al Parco dell'Orecchiella per una giornata dedicata alla biodiversità. Si è svolta presso l'oasi naturalistica del Parco dell'Orecchiella una giornata dedicata alla biodiversità. L'iniziativa, che nella prima parte della giornata si è svolta presso il centro visitatori, è stata organizzata dall'Unione Comuni Garfagnana in stretta collaborazione con il reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca e l'associazione Aquilegia Natura e Paesaggio Apuano ONLUS. L'evento si è aperto con i saluti istituzionali dei sindaci Raffaella Mariani per San Romano Garfagnana e Francesco Pioli per Villa Collemandina, che hanno sottolineato l'importanza di prendere visione del patrimonio naturalistico presente in questi territori. Poi è stato il segretario generale dell'Unione, Francesco Pinagli, a illustrare quanto l'ente si stia adoperando per la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità, ricordando a tutti l'importante lavoro svolto al centro La Piana di Camporgiano. A seguire ci sono stati gli interventi del presidente del parco, Fausto Giovannelli, e della colonnello Cecilia Tucci per i Carabinieri Forestali. È un convegno importante perché vuole far capire quello che forse è stato messo solo per iscritto a parole anche nella nostra Costituzione, l'importanza della biodiversità. Oggi volevamo farlo un po' toccare con mano, far conoscere ancora meglio. La Costituzione da qualche mese mette biodiversità tra i principi fondamentali, le parole chiave, qui da molti anni viene praticato come valore, come educazione, come lavoro manuale, come sforzo, e Orecchiella, nata dalla collaborazione tra il corpo forestale e le autorità locali, è un luogo ancora oggi di enorme collaborazione. L'incontro ha registrato anche gli importanti contributi dei professori universitari Gianni Bedini, Alessandro Petraglia, Giulio Ferretti e Jacopo Franzoni. La giornata si è poi conclusa con una visita al giardino botanico Maria Ansaldi, dove è stata inaugurata una faggeta in ricordo del geometra della comunità montana Fabio Lucchesi, che fu tra i promotori del giardino ai piedi della Pagna di Corfino. Chiudiamo con il calcio. Il presidente della Lucchese Alessandro Vichi è stato ospite del TG Noi, ha parlato dell'iscrizione al prossimo campionato e delle possibilità di cessione della società. Oggi, con il ritiro della fiduzione in originale dalla banca, abbiamo fatto una fiduzione bancaria, abbiamo ultimato tutto il necessario previsto per l'iscrizione della Lucchese al prossimo campionato. Come ho avuto modo di dichiararlo anche nei giorni scorsi, in effetti la Lucchese è una bella donna, quindi è desiderata da tanti soggetti. Noi stiamo analizzando un paio di situazioni che valuteremo adesso anche con più calma, perché in questi giorni il passo fondamentale per noi era pensare esclusivamente a iscrivere la squadra. Da domani possiamo dedicarci anche a sviscerare meglio queste situazioni. Ce ne sono diverse, ce ne sono di concrete, Vichi, o sono soltanto pur parler, sono soltanto avventurieri che potrebbero venire per farla sparire in un anno e mezzo? Diciamo che quelle ultime che stiamo valutando sono soggetti accreditati, hanno tutti i requisiti per dare un futuro solido alla Lucchese, che è poi quello che noi stiamo cercando. È tutto, adesso un breve break pubblicitario, poi torniamo con le notizie da Viareggio e dalla Versilia.